Purtroppo il tempo è tiranno, avevamo uno spazio di tempo, l'abbiamo esaurito tutto, quindi vi siete salvati da un paio di domande che forse avrebbero messo un po' qualche pensiero, va bene. Comunque noi vi ringraziamo intanto tutti quanti per la vostra presenza, per il vostro saluto e vi vogliamo dare un piccolo, ma proprio un piccolo segno della nostra giornata e quindi chiamo qui sul palco, sono qui vicino a me, Samira e Tommaso. Samira, Tommaso, eccolo Tommaso, questa è una spilla, ricordo che la potete mettere dove volete, e poi Alessandro e Agnese, che ha molti fan, che, eccolo, dai un bacio, ecco qui, noi questo abbiamo fatto, vi ringraziamo di cuore e contiamo naturalmente sulla vostra qualità di amministratori precedenti e quelli attuali, quando verremo a battere cassa per qualche piccolo aiuto, contiamo su di voi. Grazie. Grazie. Benissimo, e ci siamo assicurati qualche aiuto per i prossimi anni o mesi, non lo so. Allora, vi volevo leggere, è stato un decisivo molto breve, molto veloce. Sempre nella carta del coraggio, che poi loro su Canva si leggeranno e ci mediteranno sopra, ma cosa che il nostro clan ha imparato quasi a memoria, se devo dire. Vogliamo consegnare la nostra disponibilità a servire e la nostra visione del mondo all'associazione e alle istituzioni ecclesiastiche e politiche. Abbiamo fiducia e siamo sicuri che saremo ascoltati nelle parole e sostenuti nelle azioni, proprio quello che si era appena detto. Bene, allora, nell'occasione proprio di questa festa grande, per noi è una grande festa, un saluto va sicuramente a tutti gli scout non attivi, cioè a tutti quegli scout che da tempo non hanno appeso il fazzolettone al chiodo, lo hanno semplicemente poggiato lì sul comò, in modo da riprenderlo al momento giusto, come questa giornata, perché essere scout è un po' come imparare ad andare in bicicletta, una volta che l'ho imparato lo fa sempre, per tutta la vita, e ci sono degli esempi davanti a voi che lo dimostrano. Comunque, noi festeggiamo i 50 anni, però in questi giorni è stato edito un libro, Gli Scout a Piombino, che parla dei 90 anni di storia dello scoutismo a Piombino. Perché? Perché in effetti lo scoutismo a Piombino ha visto proprio gli albori intorno al 1000, come in tutta del resto d'Italia, 1923-24, in tutta Italia per 6-7 anni fino al 1928, quando lo scoutismo fu dichiarato fuori legge perché probabilmente dava fastidio ai giovani balilla e anche il nostro modo di concepire la vita, il mondo e l'educazione erano un po' diversi da quello che era la politica attuale. C'erano le famose aquile randagie che continuavano a mantenere viva la fiamma dello scoutismo di nascosto, col pericolo di essere continuamente presi. Di tutto questo vi parlerà molto meglio di me l'autore di questo libro, che è un capo della comunità capi del Piombino 2, Luciano Bussotti.